ma per noi e per me in particolar modo è sempre un motivo di orgoglio presentare i giocatori che possano cercare di dare una grande mano a questa società e di vestire questa maglia che per noi è qualcosa di veramente importante. Stefano è un calciatore che per quanto mi riguarda è da tanto che seguo, un ragazzo che ha iniziato molto giovane a giocare a certi livelli, forse pure troppo giovane, e perciò sono attirato su di lui forse troppe attenzioni, troppe aspettative da parte dell'opinione pubblica, invece penso che sia corretto questo percorso e ci auguriamo che lui possa dimostrare con le qualità che ha, perché io stimo molto questo calciatore, e lo dico anche pubblicamente, oltre a quello che gli ho detto personalmente, partire da Parma per dimostrare quello che è giusto che dimostri, sia per il Parma che per il discorso totalitario nazionale, perché lui a tutti gli effetti è un patrimonio della nostra realtà a livello nazionale. Per il resto non ho nient'altro da aggiungere, poi magari dopo che lui ha finito la sua conferenza mi metto a disposizione per qualsiasi altra domanda. Grazie. Prego, andiamo con le domande. Stefano, chi comincia? Ciao, Paolo Grossi, che stai fatto, ben arrivato. Tu eri un ragazzo che cominciava l'età, perché ricordo che nelle giovanili giocavi sempre nella categoria superiore, no? Da giovanissimo giocavi gli allievi, da allievo giocavi nella primavera e facevi gol dappertutto. Eri già così più forte o eri più forte anche nel fisico? Cioè, questa tua superiorità nelle categorie, da cosa era dovuta? Ma io da giovane ho sempre giocato con gente più grande di me, perché il mio fisico me lo ha sempre permesso, ringraziando Dio, quindi ho sempre sfruttato le mie doti fisiche e ho cercato di dare sempre il massimo anche con categorie più avanti a me. Poi è normale che crescendo le cose cambiano, devi cambiare più che fisicamente e tecnicamente nel tuo modo di lavorare, nel tuo modo di approcciare gli allenamenti, di approcciare la vita normale. Io ho salito molto giovane e questo processo non l'ho fatto al 100% correttamente, quindi sono rimasto un po' quello che ero, anche facendo abbastanza cose abbastanza bene, però per fare il salto di qualità sicuramente bisogna raggiungere una maturità che io adesso mi sento addosso. Che tipo di attaccante ti senti di essere? Ad esempio, in questo momento il Parma è una conferenza. Tu dove ti schieresti più volentieri e quali sono le prerogative? No, ma io non mi schiero in tutte le posizioni. L'importante è far parte della squadra e dare una mano alla squadra. Poi il mister ha l'esperienza e fa le sue valutazioni. Io posso giocare in tutte e tre le posizioni, non c'è problema per me. Avendo già fatto esperienze in diverse squadre in Italia e all'estero e alla tua pur giovane età, quali sono i margini di miglioramento che credi di avere sul piano tecnico, che fisico ovviamente si è assestato? Ma io in questi mesi che alla Roma sono stato un po' fuori dal progetto, ho cercato di perfezionarmi tecnicamente e ho riconosciuto che avevo delle cose da migliorare e sono stato 5-6 mesi a lavorare su questo. Poi uno quando arriva a capire certe cose significa che sta facendo il salto di qualità e mi sento molto, molto migliorato e penso di avere grandi margini di miglioramento. Ciao Giovanni Beretti del Bruno, senti, hai degli obiettivi per questa seconda parte di stagione? Cosa ti aspetti da questa esperienza qua? Guarda, io devo dire che anche essendo giovane ho già fatto 5 squadre e in queste 5 squadre in 4 sono andato via a gennaio. Poi quest'anno grazie al direttore sono riuscito a trovare una società importante dove un ragazzo può esprimere le proprie qualità a lungo termine, quindi il mio obiettivo era quello, era venire qui con un progetto e mi hanno dato questa possibilità e quindi gli obiettivi sono sicuramente di dimostrare quello che sono e quello che posso
fare. E tu conosci già questa città dal momento che tua sorella è venuta qua a esercitare l'attività agonistica nella pallavola? Se confermi, che impressioni ti ha dato, se ne avete parlato? No, subito molto bene mi sono trovato, anche i compagni sono molto, molto tranquilli, poi io, c'era Jonathan che ha giocato con me a Modena, quindi mi sono subito inserito alla grande, quindi è una famiglia, penso di non avere nessun problema per ambientarmi. Michelangelo Teleducato, ciao, buongiorno, benvenuto anche da parte mia. Ti chiedo questo: cosa non è scattato a Roma con Luis Enrique? Perché lì c'era, insomma, un progetto giovani molto importante, però non sei quasi mai stato preso in considerazione, quindi immagino che tu abbia anche una grande voglia di rivincita. Sì, queste sono cose societarie. Io non sono andato in ritiro, poi mi sono presentato per la seconda parte del ritiro a Trigoria, il mister ha messo gli occhi su di me, mi ha fatto giocare le due partite di Coppa UEFA e poi non ha più puntato su di me. Queste sono decisioni che prende l'allenatore senza nessun problema. Io ho lavorato sempre da grande professionista, anche quando non venivo impiegato, non ero convocato o ero messo fuori pure in qualche allenamento, non ho mai fatto nessuna lamentela, mi sono allenato e ognuno prende le sue decisioni. Ci sono grandissimi talenti alla Roma e quindi è giusto che vadano per la loro strada come io sono andato per la mia. Parma, che idea ti si è fatto di questa squadra del Parma in questa prima fase di campionato? No, sicuramente il Parma è una squadra che ha sempre fatto il proprio dovere, è sempre lì a metà classifica, a metà alta classifica, quindi è una squadra che secondo me può fare anche di più, però l'importante è avere un atteggiamento giusto e costante, poi quello che diranno il campo, diranno i risultati, lo vedremo a fine stagione. E ricordavi prima i tuoi trascorsi con Biabiani al Modena, ecco lì come vi eravate integrati, come giocavate, che tipo di... Io ero arrivato a inizio anno e come io lui era arrivato a gennaio, invece adesso io sono arrivato a gennaio e lui è qui già da un po' di tempo, però ci siamo trovati subito in sintonia e niente, è un amico per me e quindi sono contento di averlo ritrovato, come sono contento di aver conosciuto un gruppo così disponibile e molto umile, che secondo me è molto importante per andare avanti a questi livelli. Anche per Stefano, allora facciamo la foto con la maglia Stefano Scelto numero 21.